my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, a creeper lively. La presenza del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, l'amministrazione comunale, le varie realtà del territorio che vi appoggiano, insomma, questo significa partire con il piede giusto? Sicuramente sì, il supporto dell'amministrazione è fondamentale per un evento sportivo di questa calatura, perché lo sforzo, diciamo, organizzativo è immenso. Se ci mancasse il supporto dell'amministrazione sarebbe una grave mancanza da parte dell'amministrazione stessa per la buona riuscita dell'evento, e sicuramente avere il loro supporto ci porta a far bene e sempre migliorare nel corso degli anni per far sì che sia una bella manifestazione dal punto di vista sportivo e dell'accoglienza. Il supporto della federazione è importantissimo, perché essendo una gara internazionale comporta degli impegni molto importanti dal punto di vista economico per l'organizzazione, ma sicuramente ci dà visibilità e lustro che soltanto la federazione può dare a un evento sportivo come la Gran Fondo su Strada. Dal punto di vista tecnico parliamo delle novità di quest'anno, a partire dal percorso. Percorso, diciamo che quest'anno, a causa del caldo dello scorso anno, siamo ritornati sul percorso di 2 anni fa, l'abbiamo abbreviato un po' proprio per la sicurezza degli atleti, perché abbiamo visto l'altro anno arrivavano molto stanchi e quindi a noi non fa piacere vedere l'atleta stanco all'arrivo, ma lo dobbiamo vedere sempre sorridente. Quindi abbiamo deciso di tornare sul vecchio percorso, le salite più importanti sono rimaste, abbiamo levato solo un tratto pianeggiante che tra l'altro era pure molto sconnesso, quindi i ciclisti apprezzeranno questo tipo di cambiamento. Per quanto riguarda le premiazioni, premieremo i primi 5 di ogni categoria, i traguardi volanti, il campione della montagna, lui e lei come da regolamento sia del pedalazzo che del circuito degli Italici. Now I'm floating like a butterfly, singing like a bee, I earned my stripes, I went from zero. Sindaco, è una manifestazione che fa conoscere la città di Fara in Sabina, in tutta Italia, ma essendo internazionale io direi in tutto il mondo. Assolutamente sì, per noi è un vanto assoluto, è un punto di riferimento non solo nel panorama delle manifestazioni sportive che la nostra città può vantare, ma è ormai direi uno degli elementi essenziali della promozione del nostro territorio. La Gran Fondo Città di Fara in Sabina quest'anno è la 4ª edizione che ospitiamo noi come città, garantisce non solo la partecipazione di migliaia di cicloamatori a questo evento che, insomma, rappresenta uno dei punti fermi del panorama ciclistico laziale e italiano, ma appunto, come si diceva prima, è dallo scorso anno gara internazionale e garantisce la possibilità a tutti coloro che vengono qui non solo di ammirare pedalando le bellezze della nostra terra, gli aspetti turistici, gli aspetti paesaggistici di Fara in Sabina e della Sabina tutta, ma soprattutto permette alle centinaia di persone che accompagneranno le migliaia di ciclisti che partecipano a questo evento di poter apprezzare in toto quello che è il tesoro che può offrire Fara in Sabina in termini di non solo di paesaggi, ma soprattutto di cultura, di turismo, di archeologia, perché no, anche di carattere artistico e enogastronomico. Quindi, diciamo, una possibilità di presentazione e di promozione della nostra terra a 360 gradi. Sono molto soddisfatto di aver partecipato alla presentazione per verificare davvero questo senso corale di appartenenza e di proprietà dell'evento per svilupparlo sempre di più. Noi siamo felici perché la bicicletta si conferma come uno strumento straordinario di promozione e di valorizzazione del territorio, e queste zone sono bellissime dal punto di vista culturale e paesaggistico, ed è ancora più bello potersele godere pedalando piano, che è un po' la filosofia del gruppo sportivo, che mi ha fatto molto piacere nel pensare e nell'aver verificato che al termine dell'edizione trascorsa troppi corridori erano arrivati affaticati, per cui hanno pensato di ridurre il chilometraggio, perché davvero la Gran Fondo deve essere sempre di più una festa d'amicizia, un pedalare insieme e, ripeto, un godersi pedalando lentamente, se possibile, le bellezze paesaggistiche che l'Italia in particolare offre, ma che in questa zona veramente stanno facendo la differenza per l'affermazione di questo grande evento.
Non solo Gran Fondo, tanti eventi collaterali, parliamo di bambini, mountain bike, addirittura musica. È un po' questo lo spirito del movimento amatoriale, quello di essere più che una gara, una festa. Sicuramente, questo è bello, perché ormai gli eventi si devono consolidare proprio grazie a tutti gli effetti collaterali, non devono più rappresentare solo la parte ciclistica, però per quanto riguarda noi, molte Gran Fondo in Italia, per fortuna questa la ringrazio, chi l'ha pensato e chi l'ha realizzato, e il pomeriggio mettere in bicicletta tanti bambini, sia per la gara dei primi sprint, ma soprattutto quelle della Gincana, perché può dare opportunità a tanti bambini delle località così attraversate dalle Gran Fondo di salire in bicicletta, di giocare con gli altri coetanei, divertirsi e fare anche mobilità, perché questo è un altro valore sul quale la bicicletta può essere utile. C'è un disagio giovanile con l'obesità, con la poca mobilità, e io credo che nel momento in cui la bicicletta si sta attestando come regalo più desiderato per la promozione della scuola media, io credo diventa anche di utilità sociale. Tanti eventi collaterali per fare una vera due giorni di festa. Gli eventi collaterali rispecchieremo anche ciò che è stato fatto lo scorso anno, diciamo delle esibizioni, delle attività locali tipo karate, ballo e altre cose di questo genere, con la confermata in pieno, in toto, la situazione delle corse dei bambini sia a livello agonistico, G1, G6, degli sprint, e la parte del mountain bike con tipo gincana aperta a tutti, bambini, tesserati o non. Questo fa sì che sia un evento completo. L'idea iniziale era di fare un venerdì, sabato e domenica, purtroppo fare molte cose comporta degli impegni delle persone che non abbiamo a disposizione, quindi abbiamo preferito concentrare tutto il sabato e la domenica. Concludiamo con il pacco gara, un pacco gara che vale il prezzo dell'iscrizione. Il pacco gara è bellissimo, come è stato sempre il discorso della nostra gara. Ogni anno abbiamo fatto sempre un capo di abbigliamento importante con dei costi elevati. Quest'anno abbiamo messo una maglia intima grazie alla SIX, che ci darà un supporto economico e uno sconto particolare. Con il nostro contributo faremo questa maglietta tecnica. Il pacco gara, poi ci sarà anche un teo box per gli attrezzi in bici, olio WD-40, un tovagliolino umidificato della Fria e poi dell'olio massaggiante della Triono.